Sono talmente contento che appena ho saputo questa notizia non vedevo l'ora di avviare la registrazione per dirvi tutto quello che ho scoperto e che probabilmente ci può essere nello shop. Beh, di cosa sto parlando? Oh, regà, forse lui, eccolo, il nuovo boss di Midan Zombie! Premendo il tasto rosso iscriviti ed attivando la campanella delle notifiche, ovviamente messa su tutte le notifiche, perché così resterete sempre aggiornati su ogni mio video e su ogni mia live. Ed ovviamente, se volete fare il provino per il mio team, e se siete dei veri pro, negozio oggetti, tasto supporto creator in basso a destra ed inserite geo-x97 proprio come potete vedere qui dietro di me e qui sotto di me. E fatemi sapere qui sotto nei commenti il vostro ID Epic perché appunto vi farò il provino per il mio team. Prenderò qualcuno di voi e lo provinerò in maniera personalizzata. Detto questo, avete letto bene dal titolo, non potete neanche immaginare cosa starà per accadere. Buona visione, guardate il video fino alla fine. Prima di cominciare, ci tenevo a salutare Ninja e Toxic per essere abbonati al canale, premi anche tu il tasto abbonati e fallo subito per essere salutato in un prossimo video ed avere tantissimi vantaggi. Il nuovo boss Midan Zombie si trova veramente all'interno della mappa nell'autorità, è veramente qualcosa di assurdo. Se anche tu vuoi scoprirlo, guarda il video fino alla fine e non skippare nulla. Io direi di avere una bella partita in singolo perché ho veramente troppe cose di cui parlarvi. Infatti, intanto la cosa più grande, però non so se ci arriviamo dopo, vabbè, ve la spoilerò subito, ragazzi, è che probabilmente hanno aggiunto la versione di Midan Zombie si può trovare all'interno del gioco all'autorità, veramente qualcosa di pazzesco. Oggi andremo a vedere se sarà vero e con la vostra forza andrò a sfidare Mida, ovviamente con la forza dei mi piace che dovete lasciare in questo momento. Vi do 5 secondi di tempo, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Tempo scaduto, hai lasciato un bel pollice in su, non è vero? Me lo auguro. Ovviamente, raga, hanno portato un nuovo aggiornamento, un nuovo update, ci sono tantissime news per quanto riguarda l'aggiornamento di Halloween e anche lo nostro Midan Zombie. Ovviamente tutto inerente anche alla patch 14.30, che è la patch che è uscita, e molte cose riguardano ovviamente il nostro evento preferito su Fortnite, ossia quello di Halloween. Infatti non so veramente da dove cominciare. Allora dai, partiamo subito piano piano. Noi intanto andiamo a cercare Mida per vedere se appunto è vero, se lo andiamo a trovare. E raga, è veramente la scoperta del secolo. Quello che ha fatto da Halloween per Halloween l'Epic Games è stato quello di iniziare a decorare la mappa. Infatti, come potete vedere, andando magari a Borgo Bislacco in altre località, ci sono magari presenti delle zucche, dei cestelli con appunto dentro le caramelle. Insomma, magari se non sbaglio sono cesti a forma di zucca. Avete presenti quelli che usano in America? E appunto vi dico una seconda news. Allora, e anche una terza sui vocifera, anzi probabilmente perché molti leaks sono stati presi appunto da Apex, con leaker uno dei più autorevoli, ecco, in ambito su Twitter, pensate un po', quindi proprio Americano Doc, ha detto che probabilmente questi cestelli si potranno utilizzare, quindi potranno essere effettivamente utilizzati per chiedere dolcetto, scherzetto, cioè vi immaginate, regà, effettivamente andiamo in giro per le case, regà, come vedete si può bustare e andiamo con il cestello per chiedere dolcetto, scherzetto, veramente qualcosa di pazzesco. Poi non so quando ci possa entrare con Halloween, però si possono aggiungere pure delle scope volanti, però non so perché l'hanno detto ora. Allora, come vedete, queste sono alcune decorazioni, guardate un po', creano effettivamente l'aria tenebrosa, insomma, tutto coperto con lenzuolo, e attenzione perché siamo all'autorità ed andremo a scoprire se veramente il nuovo boss Midan Zombie è arrivato su Fortnite e in tal caso saremo probabilmente i primi in Italia ad ucciderlo, perché io appena ho letto questa news mi sono veramente precipitato su Fortnite, anche perché vi devo dire tantissime cose. Un'altra super novità, ma che dico, iper mega novità, è quella dell'aggiunta di una modalità di gioco, appunto, come hanno fatto l'anno scorso. Ovviamente non vi sto dicendo che sarà quella dell'anno scorso, però Fortnite per Halloween, quanto danno preso, vuole appunto creare una modalità di gioco dedicata ad Halloween. Quindi avete presente che l'anno scorso c'era il mostro con la tempesta? Ecco, adesso ci sarà una modalità simile, non uguale, dedicata proprio come evento speciale di Halloween. E a proposito, hanno fatto appunto pure un nuovo mostro di Halloween. Non so ovviamente di cosa si tratta, se intendono Mida per mostro di Halloween, dato che è zombie, però. Per appunto si vocifera questo e un'altra. Aspettate, raga, intanto io devo prendere qualche arma perché sennò appunto ci muoio. Allora, io voglio cercare Mida, raga, voglio assolutamente cercare Mida. Dove può essere? Intanto non so. Oh, un player qua.
Ehi, bro, sei morto. Te lo dico, 56 mio. Ok, perfetto. Fitness girl. È una ragazza che ama il fitness. Ti do un consiglio: continua a fare fitness. Perché se vuoi sfidare GeoX97 su Fortnite, non ci riuscirei mai. Io uso il codice Geo-X97. Si dice che Mida sia passato da dove c'è la sedia dorata. Avete presente che con l'aggiornamento hanno aggiunto la sedia del boss? Quindi, ecco, probabilmente si dice che Mida sia passato da lì. E l'hanno avvistato in quelle zone dell'autorità. Ci sono pure le foto. Io spero. Spero sia veramente così. Allora, noi lo andiamo a cercare immediatamente. E il problema è: ma dov'è la sedia dorata? E intanto ne approfittiamo per esaminare se l'autorità, regà, hanno aggiunto qualche segreto riguardante appunto Mida inerente ad Halloween. Approfittiamone. Allora, vediamo un po'. Ma non è che magari in queste sedie, regà, nelle lenzuola ci è nascosto qualche libro o qualche cosa segreta? Magari nei condotti, non lo so. Sono proprio entrato nella mentalità detective. Il problema è che non siamo Summon Gas. Allora, perfetto, c'è un po' di shield. Direi di shieldarmi immediatamente. E ancora di Mida non c'è nessuna traccia. Un'altra super novità che sicuramente tutti voi apprezzerete è l'aggiunta di ben 9 nuove armi su Fortnite. Esatto, e adesso ve le andrò ad elencare una ad una. Prima arma che voglio aggiungere è chiamata Brrrs. Una cosa simile, Brust. Si chiama così, raga, che volete da me? Praticamente ha reload time, quindi un tempo di ricaricamento di 2 secondi e mezzo. Magazine size 30 munizioni. Damage to player 30 danno a proiettile sparato. E insomma, questa arma è praticamente una fusione tra una mitraglietta ed un fucile d'assalto. Un'altra arma che uscirà è chiamata Big Money. Non so che dirvi, raga. Big Money, tanti soldi, grande soldo. Raga, purtroppo non mi ha registrato il continuo della partita. E niente, sostanzialmente questo avversario lo stavo provando a killare. Mi ha killato prima lui, sapete quando aveva di vita? 2. Non mi sta assolutamente bene, quindi andiamoci ad avviare un'altra partita, let's go. Mi raccomando, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, condividete il video con tutti i vostri amici, perché per voi è solamente un click. Per me invece è importantissimo, infatti non ci state nulla. Però è veramente una cosa fondamentale. Fate sapere a tutti i vostri amici queste super novità di Halloween e in la possibile presenza di un Mida zombie all'autorità. Infatti vi ricordo che se questo video arriva a 100 mi piace, andremo a fare la seconda parte della ricerca. Infatti non è finita qua. Mida, io ti voglio trovare, e dipende dagli iscritti. Se spolliciate, andrò pronto a provare una seconda volta a cercarlo, magari squad, magari con voi, con gli abbonati, e vediamo un poco di trovarlo, stannarlo e killarlo. Secondo me non ha proprio scampo. Vi stavo dicendo, vi elenco i nomi di queste armi che sono uscite. La prima è Big Money, veramente grande soldo, raga. Non so perché hanno deciso di chiamarla così. Insomma, Big Money, grande soldo, e un fucile d'assalto. La seconda arma è Brust, 2,5 secondi di ricarica, e per colpo sparato infligge 30 di danno. Ho praticamente la scheda qua. Poi abbiamo terza arma, Frozen. Insomma, e questi sono AR, e la Brust è una mitraglietta mischiata ad una AR. Poi abbiamo, attenzione, Dragon Breath Sniper. Ebbene sì, raga, finalmente l'Epic ha deciso di aggiungere un cecchino su Fortnite. Poi abbiamo Storm Scout, insomma, Scout della Tempesta, Run and Gun, corri e spara, Tracking e appunto Thermal. Ve le ho dette tutte. La partita di prima non potete capire com'è finita. Assurdo, raga. Sono praticamente arrivato in top 10 e quel ragazzo mi ha killato e aveva 2 di vita. Cioè, praticamente un millimetro in più del mouse verso il suo corpo e a quest'ora sarebbe morto. Invece no, sono stato killato io. Veramente, raga, l'Epic ha aggiunto tantissime cose per questo super evento di Halloween. E probabilmente a Borgo Bislacco tra pochissimo potremo fare il famoso dolcetto scherzetto, il trick or treat americano. Se è vero, raga, veramente vi aggiungo Fortnite, perché comunque non è utile dal punto di vista competitivo. Però per gente come noi, che insomma, cioè, io sì, vabbè, ovviamente gioco tornei a livello mondiale, la World Cup, però per magari gente che non gioca come me a livello competitivo, veramente divertente, insomma, andare con gli amici a chiedere dolcetto scherzetto, e magari possiamo fare qualche challenge di caramelle raccolte. Però, raga, secondo me con quante mitragliette possono aggiungere, nessuno eguaglierà mai la potenza che ha la mitraglietta tattica. È veramente spettacolare. E gente a Borgo Bislacco, per favore, penso che non ci sia nessuno. Intanto, raga, mi raccomando, fatemi sapere su Instagram se voi avete provato a cercare Mido Zombie e se l'avete trovato. Mi raccomando, link di Instagram lo trovate in descrizione. E magari ditemi, non so, ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato, ho provato a cercarlo, ho visto le foto che mi hai detto tu, che insomma qui l'hanno avvistato. Mi fate sapere un po' di informazioni. Ecco, Borgo Bislacco, raga, la prima volta che praticamente non mi capita nessuno. Cioè, vado a Borgo e la città è vuota. Cos'è stata quell'esplosione? Ho visto pure un giocatore saltare fuori da lì. E infatti ci sono player là. Ma da dove è saltato fuori? Scusatemi.
What? Ce n'è due? Uno, Big Buddy. Bella brother, buona serata. Salutami tutti a casa. Tratto una sfida pure completata. Ok, bella Trouble, salutami tutti anche te. È il terzo killato. 3 kill in 2 secondi. Veramente pazzesco, ragazzi. Siamo veramente una potenza, lo posso dire? A proposito, no. Non ci credo come mi ha killato. A proposito di combat, volevo dirvi che appunto l'hanno potenziato, quindi infligge più danno e spara più velocemente. Non so se l'avete notato. Ragazzi, veramente assurdo, mi raccomando. Fatemi sapere qui sotto nei commenti il vostro NBA pick, perché appunto vi farò il provino per il mio team. Fatemi sapere se anche voi avete trovato Mida. E comunque, se lo avete cercato, raga, noi ci abbiamo provato, però proveremo anche la seconda volta. Ed ovviamente codice creatore geo-x97, se anche tu vuoi provare a fare il provino per il mio team, mi raccomando. Inseriscilo subito, anche perché ragazzi è il codice dei pro player, quindi pure che non vuoi fare il provino, inseriscilo, così vinci tutte le partite e stupisci tutti i tuoi amici. Meglio di così, è un bel pollice in su per supportare tutte le news e gli aggiornamenti che quotidianamente vi porto. Let's go!